la signora Graziella di raccontarci un po' di Barzellette e trattenerci con voi. Certo, la bicicletta del prete. Nonna e nipotino stanno chiacchierando. La nonna dice, guarda, che se tu fai il bambino bravo, buono, vai in paradiso. Se invece fai il bambino cattivo, vai all'inferno. E il bambino fa, nonna, e per andare al cinema che cosa devo fare? Avete visto anche la scenetta di Adamo ed Eva? E Adamo è stato cacciato dal paradiso, voi sapete, per causa della mela. A un certo momento si rivolge al Signore e dice, ma Signore, ma perché mi hai dato Eva così stupida? Ah, ma se no come faceva a innamorarsi di te? C'è la Madonna che va da San Pietro e dice, ma io quest'aria del paradiso, insomma, vorrei, mi sono stufata, vorrei cambiare aria. E dice, ma vai sulla Luna. Ma la Luna è per gli innamorati. Beh, dice, vai su Marte, mo, dice, su Marte non c'è molta aria buona. Beh, vai su Giove, ma su Giove, ma insomma, non mi piace. Insomma, a un certo momento San Pietro gli dice, ma scusa, perché non ritorni sulla terra? Sulla terra? Ma sai che sulla terra ho avuto un frate innocentissimo, sono 2000 anni e ancora se lo ricordano? Lazzaro sta camminando per la strada, un amico lo incontra e gli dice, mamma mia Lazzaro come sei pallido, ma sono vivo per miracolo. Non so se l'avete saputo, ci sono stati dei recenti scavi in Terra Santa e hanno portato alla luce un'antica iscrizione su pietra recante la classifica del primo storico rally di Israele. E con grande orgoglio vi dico che 3 auto italiane sono sul podio. Adesso vi leggo la classifica. È arrivato prima Dio su Fiat Voluntas Tua. Secondo è arrivato Davide su Lancia Sassi. Terzo è arrivato Erode su Innocenti Strage. Quarto è arrivato Giuda su Matra Vito. Quinto è arrivato Ponzio Pilato su Barabbam. Non si sono classificati un angelo, per un guasto alla Lettone, la Madonna per un guasto all'Ascensione, Gesù rimasto inchiodato alla partenza e Mosè rimasto tardato 40 anni nella tappa del deserto. Adesso cambiamo argomento. C'è un uomo su una carrozzina che sta attraversando il binario del treno e rimane incastrato con la carrozzina. Prova a sganciarsi ma non riesce a liberarsi. Allora incomincia a chiamare, casellante, casellante. Intanto sente che sta arrivando il treno. Casellante, casellante non risponde. Casellante, e il treno si avvicina. Dopo un po' il casellante apre la finestra e dice, cosa c'è, cosa volete? Scintat boata. Uno ha un pappagallo che non fa altro che dire delle gran parolacce. Il padrone lo punisce, ma
non riesce a correggerlo e si decide di chiuderlo per qualche minuto nel frigo. Quando lo va a liberare, il pappagallo dice tutto contrito: chiedo scusa per il mio comportamento e per il disagio che vi ho arrecato, non succederà mai più. Poi fa: scusi col padrone, ma il pollo che cosa ha fatto di così grave? Papà, papà, mi compri il tamburo? No, perché mi disturbi, non mi posso concentrare nel lavoro. Ma papà, guarda, ti prometto, lo suono solo quando dormi. Due avvocati si incontrano e uno fa: complimenti, ho saputo che a luglio ti sposi. No, 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 no.